Parliamo dunque di artrosi, artrosi soprattutto nella zona cervicale, una delle articolazioni più colpite. Questa sera noi entreremo con le nostre telecamere all'interno di un'eccellenza italiana che è l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, e qui questa sera con noi c'è il professore Alessandro Gasbarrini, che è il direttore della chirurgia vertebrale di indirizzo oncologico e degenerativo appunto dell'Istituto Rizzoli di Bologna. Io ringrazio anche il paziente Pietro, benvenuto anche a te Pietro. Allora, iniziamo subito, professore, perché io ho detto che sicuramente la zona cervicale è una zona più colpita dall'artrosi, ma quali sono i sintomi e che cosa succede esattamente alla nostra colonna? Allora, qui abbiamo casualmente un modellino e possiamo vedere che la colonna cervicale è fatta, questo è l'occipite, praticamente la nuca del paziente, e l'artrosi cervicale, la colonna cervicale è fatta da 7 vertebre. Fra una vertebra e l'altra c'è il disco, che qui vedete bianco, naturalmente è un modellino e di colore bianco. E praticamente cosa succede? Il disco piano piano si disidrata e le vertebre si avvicinano fra di loro. Avvicinandosi fra loro possono comprimere le radici e quindi provocare un dolore anche agli arti superiori. Perché i sintomi quali sono, professore? Allora, generalmente l'artrosi cervicale più conosciuta è quella della quando uno dice ho la cervicale, in realtà è cervicalgia, ho dolore al rachide cervicale. E tutti i muscoli che si inseriscono sul rachide cervicale, quindi i trapezi, gli scaleni, sono interessati da questo dolore, perché il dolore provoca una contrattura. E quindi anche il mal di testa. Esatto, vero. Molte volte, dato che i muscoli si inseriscono in questa zona qua, che è la linea occipitale postera esterna, da qui c'è anche un nervo che si chiama nervo di Arnold, che arriva e prende tutta la testa. E quindi molto spesso il paziente può avere dolore alla testa, dolore fra le scapole, dolore alle braccia, e tutto questo deriva dalla cervicale. È in presenza di questi sintomi, allora sfruttiamo il nostro Pietro e facciamo la visita. Facciamo vedere a casa come si svolge una visita di un paziente che lamenta questi dolori. Allora, la visita del paziente, innanzitutto bisogna osservarlo e vedere un attimo com'è la sua postura. Per dire, vedere se il collo, di solito chi ha l'artrosi cervicale, ha il collo posizionato lievemente in avanti, si dice anteposto rispetto alle spalle. E poi bisogna far flettere il paziente e farle estendere e far fare il movimento di lateralità da una parte e dall'altra. E serve per vedere quanto l'escursione articolare sia rimasta conservata nel tempo. Successivamente si fa un esame obiettivo per vedere la forza che ha negli arti, quindi si chiede di tirar su contro resistenza, di spingere giù, di portare le braccia lateralmente o all'interno, di stringere le mani o allargarle, e ognuno di questi movimenti ci dà l'idea di quanto stanno soffrendo le radici nervose che innervano questi muscoli. Allora, quali esami, anche immagino dopo questa anamnesi che insomma il medico fa al paziente, anche degli esami diagnostici, immagino. Sì. Quali sono gli esami principe? Solitamente il paziente arriva nei nostri ambulatori già con TAC, risonanza, quindi una serie di esami molto importanti. Come vedete nel video, il rachide cervicale si può vedere molto bene già da una lastra semplice. Ah. E vedete, questa è l'evoluzione della radiografia e l'evoluzione nel tempo, dove i dischi si abbassano, quindi le vertebre si avvicinano e la colonna vertebrale si deforma. Quindi di solito la colonna vertebrale ha un atteggiamento come un arco, quindi si chiama lordosi, praticamente cambia completamente il suo atteggiamento e va in cifosi, quindi la testa va in avanti, delle volte ci sono delle situazioni in cui il mento tocca lo sterno, tanto è grave l'artrosi. Parliamo di terapie, allora prima di arrivare a un intervento chirurgico, quali sono le terapie conservative? Ci sono terapie farmacologiche per attenuare anche un po' il dolore, che è davvero molto forte e fastidioso? Allora, detto da un chirurgo, l'intervento chirurgico bisogna cercare di evitarlo in tutte le maniere. Che detto da lei, professore, sì, è vero. È proprio l'ultima spiaggia. Quindi bisogna favorire la terapia incruenta,
Quindi anche più dei farmaci, cioè bisogna cercare di evitare l'intervento, ma anche la farmacologia, se è possibile. Certo. Quindi facendo dell'attività fisica, curando la postura, facendo della rieducazione posturale globale, facendo delle manovre che i fisioterapisti che studiano per quello sanno fare per ridurre le contratture muscolari. Successivamente, eventualmente ricorrere ai farmaci anche attraverso infiltrazioni dirette nella zona. Sì, l'importante è che non si fanno le infiltrazioni così dove capita. La colonna in generale, irrachide, contiene al suo interno le radici nervose, il midollo. Quindi se uno va a danneggiare queste strutture, capite che è una cosa molto pericolosa. Certo. Quindi si fa sotto controllo ecografico o sotto controllo TAC, insomma radioguidate, in maniera che sappiamo esattamente al millimetro dov'è l'ago in quel momento e che cosa stiamo infiltrando. Allora, quando tutto questo purtroppo ai noi non fa nulla, insomma il dolore purtroppo continua, bisogna intervenire in qualche maniera. E noi, la nostra Antonella Ventre, la nostra inviata speciale, è entrata con le nostre telecamere proprio all'interno del suo reparto, professore, proprio per seguire il percorso di un paziente con dolore proprio alla zona cervicale. Guardate. Per parlare di artrosi cervicale siamo tornati a Rizzoli di Bologna e quando le cure conservative non sono sufficienti l'unica soluzione è l'intervento, un intervento molto delicato ma che qui viene fatto quotidianamente. Andiamo a vedere di che si tratta e qual è il decorso post-operatorio. Dottor Germandi, siamo all'interno del reparto di chirurgia vertebrale oncologica e degenerativa. I pazienti che arrivano qui già hanno una diagnosi di artrosi cervicale che va operata. Di che intervento si tratta? Quando si deve affrontare il problema dell'artrosi cervicale, l'intervento d'elezione è quello dell'artrodesi. Normalmente l'artrodesi viene abbinata e preceduta da una decompressione delle strutture nervose. Questo è sempre indispensabile quando il paziente presenti, oltre al dolore al collo, anche un dolore irradiato agli arti superiori, quella che normalmente viene chiamata brachialgia. Fare un'artrodesi vuol dire poi andare a bloccare tra di loro due segmenti vertebrali, in questo caso a livello cervicale naturalmente, allo scopo di evitare che le vertebre tra di loro possano continuare a muoversi in modo patologico producendo dolore. È un intervento definitivo, va rifatto? Questo è un intervento che auspicabilmente è definitivo. Quello che può succedere è che possono svilupparsi delle discopatie, cioè che quindi l'artrosi possa progredire nei livelli vicini a quello già operato. Se però il paziente segue delle buone indicazioni post-operatorie, ha molta attenzione alle indicazioni che vengono date al momento della dimissione ed è molto attento alla fisioterapia, anche il rischio di discopatia adiacente si riduce. Dottor Germandi, Cecilia deve essere ancora operata, ma noi abbiamo sentito anche un paziente che invece ha ripreso il suo stile di vita assolutamente normale da sportivo. Dopo 40 giorni dall'intervento io risalivo sul primo cavallo e riuscivo a rifare il mio benedetto sport con tutti gli vari acciacchi, ma acciacchi di operazione, di anestesia, di nulla a che vedere con quello che era il dolore fisico della mia problematica. Innanzitutto la nostra inviata speciale Antonella Ventre, grazie a lei professore che ci ha fatto entrare nel suo reparto. Parliamo subito dei vantaggi di questo tipo di intervento chirurgico che fate voi, realizzate voi al Rizzoli. Sì, in generale l'intervento che si fa per ridurre i problemi che ha il paziente, che sono legati al dolore e o a dei deficit, per dire questo paziente aveva una situazione in cui non riusciva più a usare l'arco. Abbiamo sentito il paziente, ma il paziente insomma rappresenta l'Italia nel mondo, è Claudio Minardi, e facciamo un applauso. Il professore mi raccontava che si è commosso anche mentre raccontava la sua storia durante la... Insomma,
non è solo uno sport, è una professione. Certo. Dopo 40 giorni è tornato a fare il suo sport, la sua passione. E quindi anche in questo caso la motivazione è fondamentale per la ripresa, certo, alle normali attività. Comunque l'intervento consiste nel decomprimere le strutture nervose e ridare stabilità alla colonna, correggendo quella deformità che l'artrosi ha provocato. E questo è importante. Allora, abbiamo sentito la testimonianza appunto di Claudio Minardi, ma tutti i pazienti dopo così poco tempo riprendono l'attività quotidiana di prima, di un tempo? Ripeto, la motivazione è fondamentale, però a parte quello, l'importante è seguire un percorso giusto, dove la fisioterapia viene fatta sia prima che dopo l'intervento. L'intervento, come vedete, consiste nel rimuovere il disco, rimuovere gli osteofiti, che sono questi becchi di osso che comprimono le strutture nervose, e poi posizionare al posto del disco un nuovo spaziatore, un nuovo disco che ridà una forma il più possibile naturale. E quindi, se tu lo fai in maniera mini-invasiva o meno invasiva, il recupero sarà certo, più veloce, insomma. Grazie, professor Alessandro Gasbarrini. Grazie, grazie al signor Pietro. Grazie per essere stato con noi.